Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, nuova collaborazione con BB Craft. Ho preso un po' di cosine perché voglio fare delle cose un po' nuove, ok? Come avete visto nelle mie dirette, sto sperimentando delle cose, quindi voglio un po' fare il tutto. Qui ci sono tutti i codici, ma sotto nell'info box dove c'è scritto altro vicino al titolo, vedrete i link di ogni singolo articolo che vi faccio vedere e avrete il 10% di sconto digitando Cinzia 10 con la C maiuscola in fondo nell'ordine, quando andate a fare l'ordine, se lo farete, anche di altri prodotti, non c'è, non dovete per forza comprare questi, nel campo coupon scrivete Cinzia 10 e avrete il 10% di sconto. Allora, io ho preso questi che sono dei bottoncini che si cuciono o per fare orecchini, che poi vedremo, oppure nelle maglie, nelle camicie. Ho visto che vanno molto le camicie con questi bottoncini qua, un po' sparsi, e sono solamente oro, vi dico. Sono in diverse, vedete, misure, grandi e piccolini. È una scatolina così, io le scatole le tengo poi per tenere i miei, appunto, articoli dentro. Ma ve le voglio far vedere meglio perché per me queste cose sono proprio belle. Anche per fare degli orecchini, le possiamo utilizzare anche per quelli. Poi magari farò un tutorial di un orecchino fatto con questi elementi bellissimi. Come vedete sono oro, però una volta girati, bah, possono essere anche interpretati con l'argento. Cioè, c'è proprio una piccola, piccolissima cosa. Quindi questi qui sono i più grandi. È una bella scatola, non mi ricordo più da quanti pezzi, ma poi andrò a vedervelo andrò a vederlo nel link che vi metto sotto. E ci sono anche piccolini, piccolini così, ok? Apriamo anche questi, andiamo a vedere, ma sono tutti sempre perfetti, cioè BB Craft, purtroppo, no? Cioè purtroppo, per fortuna non si smentisce mai. Quello che vi arriva è più bello di quello che vedete in foto, ok? E quindi anche qui orecchini a lobo, di tutto di più. Voi sapete che io, se anche sono dei bottoncini o comunque delle applicazioni, farò cose diverse, quindi aspettatevi un tutorial con questi qua. E questo è uno. Poi, queste qui che sono delle paillettes, ce ne sono due in realtà. Perché io ne vedo uno, ce ne sono due. Fidatevi che ne ho presi due. Eccoli, scusate. Due confezioni di queste che sono delle paillettes fatte a fiore, che si possono usare anche queste negli orecchini vari con l'embroidery, ma anche con le collanine di cristalli. E ho visto che vengono utilizzati in fiera, non c'erano più e me li sono presi qua. Con il 10% di sconto potete acquistarli anche voi, costavano veramente pochissimo. Ok, io ne ho prese due confezioni qua, vedete, due bag, due scatoline molto luminose, nelle collanine uncinetto sono bellissimi e quindi li ho voluti prendere. Perfetto. Poi cristallini da 4, siamo sempre senza. Per quanto noi li acquistiamo, questi sono sempre pochi. E allora, visto che stiamo facendo le collanine estive, queste cose qua, ce ne sono ben 20 fili. 20 fili, costano veramente poco. Sono misti come colori, mi va bene perché comunque io con i colori sono un po' così, scelgo sempre dei colori strani. E invece qua c'è il verde, il blu, il giallo, il rosso, il bianco, questo colorino qua malva così. Sei, sette, otto, nove, dieci, due, quattro, sei, otto, nove, dieci, ok? 20 fili di cristalli che poi io aprirò e metterò nelle scatoline quelle appunto delle pillole portapillole, perché così se no se ne aprite uno dopo rimangono lì, mettete, bellissimi.
regolari, niente da dire, belli come sempre. Ormai BB Craft non si smentisce mai. Poi ho preso di nuovo questi che sono i manici a scatto per le borse, sia uncinetto che di stoffa. Io di solito queste le faccio di stoffa, anche se ho visto che all'uncinetto vengono fatte e le fanno. E sono così a scatto. Quando chiudete il beauty o la borsa, si chiude a scatto. Le avevo già fatto il tutorial di questo, lo potete andare a vedere sul mio canale, c'è. Però qui ci sono tutte le misure. Quindi sono 5 pezzi. Il link sempre sotto nella descrizione. E sono tutti, questi due sono uguali. Poi ce n'è uno, tre uguali in realtà. No, non sono proprio uguali, questo è più piccolo. Questo è più piccolo e questo. Quindi due uguali così, medi, uno grande e due più piccolini. Di questi qua si fanno dei piccoli beauty, scrigni, eccetera, eccetera, per tenere tutte le nostre cose. Ve lo dico, hanno una bella chiusura a scatto, bella potente, quindi poi la borsa rimarrà chiusa e anche questi, il prezzo era veramente buono. Quindi abbiamo 5, quindi faremo qualcosa. Poi io di questo ho già fatto il tutorial, però magari io voglio fare il tutorial di altre cose, poi vi dirò. Questi sono i miei aghi che uso sempre, li prendo sempre da loro. E sono questi qua, i 10, che vanno bene per le 11.0. Dentro sono 10 pezzi, mi sembra. 10 o 20, non mi ricordo quanti pezzi sono. Andiamo a vedere. E anche questi costano veramente poco. Ci sono anche le confezioni da più pezzi, quindi se ne usate tanti, io ne ho veramente tanti, ma gli aghi non sono mai abbastanza, quindi prendo sempre. Sono tutti belli imbustati con le sue bustine, cioè qui il packaging non si sprecano, ok? E vedete dentro sono un sacco di aghi, quindi credo 20 aghi, adesso andiamo a vedere. Queste cose non ve le dico mai, però 3, 4, 5, 6. Facciamo così. 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8 e 10. Due, quattro, cinque, 25 aghi. Il prezzo è veramente una stupidaggine confronto a quello che paghiamo gli aghi per perline, quindi ok, capisci a me. Fatti un ordinino, ci metti dentro anche gli aghini, così quando li finisci hai la tua scorta, e io li metto sempre qua dentro, rimangono lì. E poi li usiamo anche per fare degli orecchini con i cristalli, ok? Dulcis in fundo, ma non per importanza, la Simil Pelle Immacolata. Allora, vi devo dire che questi sono un po' più piccoli di quelli che invece avevo preso l'ultima volta che avete visto le pochette, mi sembra. Adesso facciamo un paragone. No, ho detto una cavolata, bene. Sembravano più piccoli, invece no, sono uguali a quelli pitonati dell'altra volta. Questi erano quelli pitonati, lo vedete nell'info, nell'unboxing della scorsa volta. Questi invece sono maculati, guardate i colori. Silicio per l'umidità. Anche queste cose, guardateci, è proprio marrone, bianco, bellissimo, arancione. Tortora, giallo, è fantastico. Che dire del verde? Cioè, qua ogni cosa che guardi fai oh, maroncino e beige. Rifacciamo beige,
marroncino, verde, giallo, ciotola, arancio, bianco, marrone e azzurro. Ah, bellissimi. Allora, questi qua li potete usare per fare, come vedete l'altra volta, le pocettine, oppure fare la lavorazione che faremo insieme. Qui faremo insieme una cosa molto importante, molto lunga, anche da fare, però visto che io la devo fare, mi sprecherò per fare questo video e sarà un video, insomma, abbastanza importante, ok? Qui dopo andremo a tagliare e fare delle cose molto molto carine, ok? Quindi tenete ovviamente il codice, andateli subito a prendere prima che finiscano e seguite il mio canale perché prossimi due video saranno una degli orecchini fatti con quei bottoni stupendi, strassosissimi. Questo qui c'è già un tutorial, quindi andatevelo a vedere se lo trovo, magari ve lo metto in fondo, perché magari prima metterò i link e tutto quanto, però su questo andremo a fare il tutorial, su questo andremo a fare il tutorial, questo no, perché c'è già un tutorial di qualcuno. Questi sono consumabili, ok. I manici c'è già la borsa. E non vi ho fatto vedere questi. Ah, ve li ho tenuti in fondo. Questa sarà la novità della mia estate nei mercatini, ve lo dico. Li ho tenuti apposta qua. Il codice è qui, chiaramente adesso io non me lo tengo perché negli ordini miei c'è. Rimane sempre la traccia degli ordini, quindi quando dovete andare a riacquistarli avrete sempre il link e tutto quanto. BBCraft è un'istituzione molto grossa, quindi un'azienda fantastica. Eccoli qua. Allora, adesso mi siedo un attimo che vi spiego meglio. È una scatola. E dentro cosa c'è? Ci sono delle basi. Anche di questo, anzi, faremo un tutorial. Magari farò il tutorial e poi vi spiegherò come ho fatto questo, ok? Perché ci sono già i video anche sul mio canale. Allora, aspettate che lo apro perché è a scatto e quindi bella. C'è uno scotch. Come sempre sono bravissimi a imballare perché chiaramente le cose arrivano da lontano e quindi servono belle imballate per non essere appunto danneggiate nei trasporti, ok. Vi dico subito che questo ordine mi è arrivato col Corriere Prime Amazon oggi, anche se non c'è scritto però. Cosa sono queste, Cinzia? Non si sa, eh? Andremo a vedere. Belli, oh, finalmente sono arrivati. Allora, questi qua sono delle piastrine così che hanno anche un fogliettino sicuramente da togliere di plastica, che adesso ne togliamo uno solo perché poi andremo a vedere. Scusate che cerco di cavarlo via per bene perché, ah, mamma mia, avere le unghie lunghe. Scusate un attimo che prendo un ago, vediamo se con l'aghetto riusciamo meglio. Sì. Hanno una plastichina, vedete? Ognuna ha una plastica di qua e di là. Sono delle placchette di plexiglass già forate per essere lavorate all'uncinetto. Ma essendo trasparenti, potremmo anche personalizzarle come ci pare. Quindi state sintonizzati, guardate qua, è proprio trasparentissima e lucidissima perché con la sua placchetta sopra non si rovina, non si scheggia, non si sembrano quasi in vetro, invece sono in resina, ok? Guardate che belle che sono. Voi immaginatevele lavorate in un certo modo all'uncinetto con le perline eccetera. Quindi di questo qui farò il tutorial, anche di questo e dell'altro. Adesso vedo
Vedo magari di farvi tutorial dei bijou, ok? Che è un po' che non ne faccio, però bijou innovativi, bijou un po' diversi dai soliti. Queste sono tutte le forme, c'è cioè il cuore arrotondato, il cuore a punta, quadrato, fiore, il gatto. E sono tantissimi pezzi, adesso non mi ricordo più quanti, andate a vedere nel sito, comunque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 pezzi. Quindi vengono 30 paia di orecchini o 30 elementi da collana o, capito? 30 elementi da bracciale. Allora qui mi sono già studiata un po' come farli, perché nel frattempo che l'aspettavo, quest'ordine lo aspettavo con ansia veramente per questi. Questi qua andremo a farli insieme e sarà veramente una cosa boom, bella, bella, bella. Quindi, se vi piacciono, andate subito a metterli nel carrello, ordinateli. 10% di sconto con il mio codice di sconto Cinzia10, C maiuscola. Tanto per darmi un po' di importanza, scherzo. E grazie mille BB Craft, come sempre prodotti fantastici, prodotti sempre nuovi, idee sempre nuove. Io che dirvi, sono, non vedo l'ora di iniziare e la prossima settimana, quindi questa settimana, ci sarà il tutorial di appunto orecchini fatti con questi elementi. Borsa c'è già, questo qui lo vedrete in lavorazione, magari farò dei link o degli short o qualcosa per farvi vedere cosa poi avrò fatto, ma qui devo un po' studiarmela, ma l'ho già fatto anche in altre volte, quindi so bene cosa vado a fare. Questo è il quanto, che dirvi, andate sul sito, cercate dei codici, cercate quello che di solito usate. Quindi perline, Miyuki, Toco, aghi, fili, corde, alluminio, hobby vari, cristallini, c'è cioè di tutto di più. Diamond painting, qualsiasi cosa che voi, artigianato, creativo, cucito, tessuti, di tutto di più troverete, perle, perline di tutti i tipi. Quindi io vi invito a guardare il sito, scegliere i vostri codici, mettere il mio codice sconto così avrete lo sconto e chiaramente con 25, 25 dollari o 25 euro di ordine avrete la spedizione gratuita. A casa vi arriva in 10 giorni, dopo vi metto anche qui sotto, mi sembra che l'ho ordinato il 14, è arrivato oggi, 14 d'aprile, oggi ne abbiamo 21. Quindi proprio in pochissimo tempo arriva il tutto. I codici sono questi, vi faccio fermo immagine, ma comunque si vedono anche molto poco. bbcraft.com, questo è il sito che dovete andare a vedere. Nella info box trovate tutti i link, codice sconto e quant'altro. Io vi saluto, vi rimando ai prossimi video e tutorial a questo punto. Non vedo l'ora di fare questi, mi sa che li farò oggi pomeriggio. Io veramente non so resistere alla creatività così quando è nuova, quando è innovativa. Bene, grazie mille BBCraft ancora per questa collaborazione, sono molto molto grata, grazie. E grazie a voi di avermi seguito fin qui e mi raccomando, state sintonizzati, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un like se vi sono piaciuti i prodotti e andate a sbirciare nel sito bbcraft.com, eccolo qua. bbcraft.com. A voi la scelta. Ciao, ciao a tutte.